Trovare lavoro risulta oggi un'impresa ardua. La ricetta dell'officina dei sapori Chescott di Sulmona, a quanto pare, garantisce immediata occupazione. Giovani corsisti che aderiscono all'ampia offerta formativa. L'85% degli allievi che frequentano i corsi trovano infatti lavoro. È l'analisi confortante tracciata dal direttore Angelo Pellegrino in occasione dell'esame finale del corso per pizzaioli. Il mestiere si impara, si mette da parte o si applica subito nella vita. Questo è un mestiere quello del settore alimentare, che dà occupazione in maniera diretta e immediata. Gli allievi Mario Capocitti di Balsorano, Antonio Colangelo di Molina Terno, Marco Consiglio di Avezzano, Antonio Di Ciccio, Fabrizio Di Felice e Giuseppe Verrocchi di Sulmona, Fabio Izzi di Tornimparte, Gilda Pascolone di Prato La Peligna e Matteo Sandoli di Italia Cozzo hanno sostenuto in mattinata un duro ma eccellente esame per aggiudicarsi il tanto sospirato e meritato attestato di pizzaiolo. Infatti sono stati valutati da un'attentissima e qualificata commissione presieduta da Pietro Leonarduzzi, vicepresidente della Esercente della provincia dell'Aquila. Abbiamo imparato cosa significa lavorare in una pizzeria, spiegano i giovani ad Onda TG, che per preparare le pizze hanno utilizzato esclusivamente degli ingredienti della cucina abruzzese. Questo corso mi ha imparato tanto, mi ha giovato tanto, ho imparato tanto e oggi sono contento perché dopo tanti tentativi mi è uscita una pizza buona. Perché la pizza è completamente diversa da quella che si fa in casa. In questo corso ho imparato cosa significa veramente lavorare in una pizzeria, perché tutti sanno fare la pizza, però un altro conto è essere in pizzeria, fare 100 pizze in un'ora. Agli esami hanno assistito gli alunni dell'Istituto Comprensivo Mazzini Capograsti, entusiasti dell'esperienza che stanno vivendo presso l'Officina dei Sapori, pienamente immersi nel contesto gastronomico sviluppato dal sapiente maestro Teseo Tesei, pizzaiolo campione del mondo e sotto il vigile controllo del direttore Angelo Pellegrino. Praticamente è un progetto approvato nel POF, cioè nel piano dell'offerta formativa, che ha coinvolto diverse attività sportive, piscina, tennis, arrampicata, e poi appunto il laboratorio di cucina. Mi hanno insegnato, diciamo, come si lavora la pizza, l'impasto soprattutto, con anche i più piccoli passaggi. La pizza, poi come si mettono gli ingredienti, quali si devono aggiungere, il tipo di cottura. E che c'è anche il Summer School che si fa l'estate, che imparano i studenti a fare la pizza, sì. Hanno intrapreso l'attività di, tra virgolette, apprendisti pizzaioli, però sono in grado di fare pizze ad alto livello, di qualità, digeribili, quello che noi della scuola diciamo in primis, oltre una pizza ricca di ingredienti, la scelta degli ingredienti principali di qualità, un impasto molto digeribile. Primo classificato è stato Antonio Di Ciccio con una pizza della tradizione farcita con padare di roccapia, friarelli e polpettine di salsiccia di suino locale. Naturalmente la formazione dell'Officina dei Sapori non concede soste, infatti lunedì prossimo inizierà un qualificatissimo corso di pasticceria.